Sono i veri eroi nell'universo di George Lucas, coloro che in più di un'occasione hanno risolto situazioni altrimenti disperate. I droidi rivestono un'importanza fondamentale nell'immaginario di Star Wars, come dimostra la cura riposta nella loro progettazione e nel loro linguaggio. In occasione di questo Star Wars Day, vogliamo celebrarli con una top 5 dei migliori robottini che abbiamo controllato o incontrato nei tanti videogiochi ambientati nella galassia lontana lontana. Il droide da ricognizione modello ID-10, detto Dio, compare per la prima volta in Star Wars Battlefront 2 ed è il primo personaggio che il giocatore controlla nella campagna single player. Capace di trasformarsi in una specie di zaino e aderire alla schiena della protagonista Aiden Verso, Dio è a tutti gli effetti un membro della squadra Inferno che seguirà dall'Impero all'Alleanza Ribelle insieme ai suoi padroni. Dio è un droide importantissimo per due ragioni. In primo luogo, è uno dei migliori droidi giocabili nella storia dei videogiochi di Star Wars. Il giocatore può sfruttare le sue peculiari abilità e persino osservare il mondo coi suoi occhi in alcuni frangenti. Ma Dio è un droide speciale anche perché è un po' l'R2-D2 della situazione. È lui infatti a penetrare nei sistemi del Primo Ordine e a scoprire la verità sul progetto Resurrezione, sulla flotta nascosta nelle regioni ignote e soprattutto a memorizzare i piani del Dreadnought classe Mandator che avrebbe poi inseguito la Nuova Repubblica in Star Wars Episodio 8 Gli Ultimi Jedi. T-701 non era l'unico droide che il giocatore poteva reclutare in Star Wars The Old Republic, ma è sicuramente quello che ci è rimasto più impresso, senza nulla togliere agli altri comprimari come Scorpio o 2VR8. Le storyline che BioWare scrisse per le campagne individuali delle diverse classi giocabili erano davvero straordinarie, e ogni compagno d'armi che il giocatore poteva reclutare aveva una storia tutta da scoprire attraverso numerose missioni che delineavano meglio personalità e caratteristiche. La particolarità di T-701 sta proprio nel suo carattere che ricorda in parte quello del più famoso R2-D2. Il giocatore lo incontra su Titan all'inizio della campagna da Cavaliere Jedi e nel corso dell'avventura scopre che conserva i ricordi di tutti i suoi proprietari passati e delle missioni che ha affrontato insieme a loro. Avendo affiancato Jedi, senatori, spie e contrabbandieri, T-7 si è fatto un'idea tutta sua della galassia e della vita, maturando un caratterino sfrontato ma anche un'incontrollabile lealtà nei confronti del suo nuovo partner, il giocatore. Comparso per la prima volta in Star Wars il potere della forza, Proxy era un prototipo di holodroide costruito niente poco di meno che da Darth Vader in persona per addestrare il suo apprendista segreto Galen Marek, meglio conosciuto come Starkiller. Oltre a essere resistente e facile da riparare, Proxy era dotato di un processore mimetico da combattimento che gli permetteva di analizzare e memorizzare qualunque stile di lotta. Avendo accesso allo sconfinato database dell'Impero, Proxy poteva quindi replicare le movenze e le tecniche dei grandi Jedi e Sith del passato. Non solo, i sofisticatissimi proiettori olografici permettevano a Proxy di assumere qualunque aspetto, cosa che a Starkiller sarebbe poi tornata utile in più di un'occasione. I due, infatti, avevano un legame molto particolare. Darth Vader aveva programmato Proxy perché attentasse alla vita del suo apprendista, così da tenerlo costantemente sulle spine, pur considerandolo allo stesso tempo il suo unico amico. L'assurdità di questo rapporto e le sue capacità uniche rendono Proxy un droide veramente memorabile, peccato solo che il potere della forza non faccia parte del nuovo canon ufficiale di Star Wars. La categoria Buddy Droid è stata concepita dagli artisti di Respawn per Star Wars Jedi Fallen Order, ma il successo che ha riscosso il design di BD-1 ha portato questi droidi anche nei fumetti e in TV. Abbiamo visto un BD nell'hangar di Pelimoto in The Book of Boba Fett, per esempio, ma il più caratterizzato resta sicuramente BD-1. Per disegnare l'inseparabile compagno di Cal Kestis, gli sviluppatori si sono ispirati allo Snoopy di Charles Schulz, e in un certo senso si comporta come un fedele cagnolino, originariamente appartenuto al maestro Ino Cordova. Dopo l'Ordine 66 il piccolo droide è rimasto senza padrone finché non si è imbattuto in Cal, un padawan superstite. Nel gioco non è solo un comprimario che accompagna il protagonista offrendo spunti di interazione che ravvivano l'esplorazione in solitaria, ma è anche una vera e propria funzionalità. Funziona infatti da database, oloproiettore, distributore di stim curativi, comunicatore e altro ancora. Inutile dire che speriamo di rivederlo nel seguito in arrivo, magari con nuove funzioni tutte da scoprire. HK-47 è uno dei droidi più famosi nel fandom di Star Wars, se non altro perché la sua assurda caratterizzazione fece scalpore quando comparve per la prima volta nel leggendario Star Wars Knights of the Old Republic di BioWare. Il suo bizzarro comportamento, che per la maggior parte del tempo nemmeno lui riesce a capire, è dovuto al fatto che non solo è un droide protocollare, ma anche un droide assassino costruito da un signore dei Sith come Darth Revan per eliminare i suoi avversari, definiti amabilmente sacchi di carne. La storia
storia di HK-47 si intreccia a doppio filo con quella di Revan e le sue irriverenti battute sono a dir poco memorabili, specialmente se vi allineate col lato oscuro. Nota di colore, HK-47 sarebbe dovuto entrare nel canon coi romanzi nella trilogia Aftermath di Chuck Wendig, ma all'ultimo momento il Lucasfilm Story Group decise di rimandare a tempi più maturi. Nonostante ciò, lo scrittore ha infilato alcune battute di HK-47 nelle esternazioni dell'altrettanto strampalato Signor Ossa, un droide ricostruito da Tim e Snap Wexley che potrebbe essere il suo nuovo aspetto. Ora però tocca a voi, quali sono i vostri droidi preferiti? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Che la forza sia con voi!